Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sì, ci sono gli ulivi oggi per il saluto. È un posto splendido davvero, quello con il quale iniziamo la settimana. Vi ho detto che questa settimana sarà dedicata a un tour in Centro Lago, in Val d'Intelvi e nel Porlezzese, e oggi iniziamo da qui la nostra settimana facendovi vedere delle splendide immagini in una giornata meravigliosa, senza una nuvola, in uno dei posti più suggestivi del territorio. Siamo in Tremezzina, siamo al Lido di Ossuccio. Questo è il Lido di Ossuccio, è ancora vuoto perché ovviamente sono le 7:20 del mattino. Buongiorno Franco, che è il primo, anzi no, è Giuliana la prima, anzi Cristina, Giuliana Franco, buongiorno, buongiorno a voi, grazie, buona settimana, buongiorno Silvio, ben ritrovati. Poi andremo a Menaggio per farvi vedere una vista spettacolare questa mattina e poi andremo in Val d'Intelvi, insomma iniziamo il nostro tour. Ecco, questo è il Lido di Ossuccio e di fronte a noi, vedete, c'è la chiesa e l'isola Comacina, uno scenario suggestivo, bellissimo, in una giornata splendida, meravigliosa. Buona settimana ancora a tutti voi. Buongiorno a Giovanni, un saluto a Italo e Augusta, buongiorno a Silvana, a Micaela, a Laura, ciao Laura, Cristina, Cecilia dalla Svizzera, buongiorno Valeria, quanta gente, subito Enrico, Nicola, non riesco a tenere, Rudy, e Roberto, oh il focacciaro, ciao Roby, buongiorno, abbiamo già festeggiato con lui la scorsa settimana, 22 anni di attività, nostro Roby focacciaro sempre presente con noi, ciao allora Patrizia, un caro saluto da Piano Gentile, un saluto anche a Rosina, a Maria, buongiorno, buongiorno Patrizia, Graziella, Graziella veniamo in Val d'Intelvi, poi anche oggi, Elio, Lorena, che è Sedriano, in provincia di Milano, Salvatorica, buongiorno, Mattia, ciao, Cinzia, buongiorno, Clara, buongiorno, Cristian, Giovanna, da Messina, Rossella, Anna, buongiorno, e anche Elena e Mirko, che vento. E qui però, Elena, devo dirti la verità, a Como ce n'era molto, ciao anche a Giacomo, qui ce n'è molto molto di meno, anzi praticamente quasi niente. È un posto davvero bello, di giorno è pieno di turisti, pieno anche di ovviamente abitanti del luogo, questo è Ossuccio. Guardate il Lido, davvero molto molto bello, c'è anche il ristorante e c'è una bellissima anche passeggiata al lago, vedete, e qui si va al pontile verso l'isola, ma facciamo anche due passi e ci andiamo, poi 8:30, altro posto da non perdere, ve lo ricordo, Menaggio, la chiesa degli Alpini, ve la facciamo vedere questa mattina, intanto vi facciamo vedere anche l'isola, ecco questo è lo spazio, vedete, delimitato del Lido, dove in sicurezza, in totale sicurezza, dentro le boe si può fare anche il bagno. Poi qualcuno si tuffa anche dal pontile, forse un po' esagerando, però comunque, ecco, rispettate, mi raccomando, sempre le indicazioni. Allora, poi saluti a Massimo, a Rita, a Laila da Mirandola, buongiorno Laila, Adriana, buongiorno anche a te da Montano, ciao Rita, buongiorno, buona settimana, Maurizio anche a te, Silvana, contraccambio e saluto di Lorena e va bene, Ornella, la nostra sciura Ornella, buongiorno cara, oggi non è con noi Ornella, ma domani sarà con noi e forse ci accompagnerà per tutta la settimana, forse. Ciao Sciura, un saluto davvero anche a Rossana, stupendo. Eh sì, concordo pienamente. Poi un caro saluto a Marilena, un saluto, ma lì non c'è vento, Marco, Cristina. Eh no, devo dirti che il vento qui non c'è. A differenza fastidioso di Como, che c'era veramente forte anche ieri sera, i nostri amici ci hanno mandato dei video. No, qui non c'è vento assolutamente, si sta veramente bene, giornata splendida. Questo è l'imbarco del traghetto per l'isola Comacina. Arrivo fino a qui, come se prendessi la barchetta per arrivare all'isola. No, non c'è vento, davvero ragazzi, assolutamente. Ciao Antonia, buongiorno, un caffè? Sì, c'è un bar non vicinissimo qui. Non è vero. Ciao Clara, buongiorno ancora a te, a Cristina, alla nostra Silvia, buongiorno a te. Ci sono eventi per San Lorenzo, Mattia? Sì, ce ne sono. Anesso, ad esempio. Però seguici sul nostro sito, Mattia, che così ti daremo nel dettaglio anche. Ci sono già sul nostro sito, ciaocomo.it. A Cantù c'è vento,
Dice Cristina lì, no, qua no. Monica, buongiorno a tutti, buongiorno a te, un saluto a Tiziano, ad Alessandra, ciao, a Mauro e Luisella da Carateurio, ciao anche Ivana, buongiorno, fantastico il mio paese, quindi evidentemente sei di Ossuccio, Ivana, è splendido, è bellissimo. Ecco, noi spesso giriamo Como ed Interland e ovviamente, come ho detto, questa settimana vi facciamo vedere anche queste bellezze che abbiamo, è splendido, Centrolago, la Tremezzina, qui alla fine di giugno la sagra di San Giovanni, l'isola, l'incendio, il fuoco, i fuochi, li abbiamo visti anche quest'anno in diretta, davvero splendido Ivana. Poi un saluto anche ad Adriana che ci scrive da Montano, Laila, buongiorno da Mirandola, Massimo, ciao Rita, buongiorno, poi c'è Roberta, un caro saluto da Guanzate, qui un po' di venticello che ci fa bene, comunque ciao Tiziano, Paola da Ferrara, e poi Francesca, e poi Roberta, e poi Cinzia, si interrompe ogni tanto. E questo mi dispiace, Cinzia. A me dà la connessione buona, eh. Ciao anche a Dolores, un abbraccio con il vento. Ciao a te, un saluto a Dario, da Fellbach, Ivana. Sì, sono di Ossuccio Doc. E allora, Ivana, complimenti. È un posto splendido, davvero. Credo che i nostri ascoltatori lo possano vedere. Ossuccio è bellissimo. Questa è la Tremezzina. Questa è la Zocca dell'Oli. Ecco, si chiama così, giusto, Ivana, vero? Che esattamente. C'è il lago e c'è la montagna, eh? Tra poco poi saremo anche a Menaggio, vai anche a Plesio, Massimo, cerchiamo di andare un po' di tutte le parti, oggi andiamo a Peglio perché c'è la festa delle corti, bellissima, tra poco però andiamo anche a Menaggio. Grazie delle segnalazioni, ciao Orazio, un saluto a te, molto bene, Monica da Griante, tra poco ci passo da Griante per andare a Menaggio, un saluto anche a Lina, buongiorno anche a te. Cari saluti, bello, bello davvero questo risveglio di questa settimana. Si parte con una giornata splendida con il nostro tour in Centro Lago in Val di Tervi, ma vi prometto, voglio farvi vedere anche il Porlezzese, che a volte è un po' dimenticato, ma la zona di Claino, Porlezza, è bellissima anche quella, quindi vi faccio vedere anche quello. Seguiteci per tutta la settimana, ci sarà davvero da vedere tante cose belle, anche dei personaggi, insomma, ecco, c'è un signore in canoa, ad esempio, qua che passa davanti all'isola, che spettacolo. Ciao Stefano, è un grande spettacolo, eh. E Rosina, vento moderato a Caslino, ogni tanto salta, peccato, mi dispiace Rosina. Ciao Laura, buongiorno anche a te, restate con noi. Comunque Lina, buongiorno anche ad Lucia dalla Calabria, ciao Lucia, ciao Speranza dalla provincia di Salerno, un saluto a Loredana invece da Como. Cinzia, io aspetto ancora il tuo bagno nel lago e molto presto lo faremo. Guarda cosa c'è ad Ossuccio, guardate cosa c'è ad Ossuccio. Guardate, ci sono anche loro che ci salutano e che passano davanti a noi, sembra che l'hanno fatto apposta per il video. Ciao anche al nostro Pascal, ciao, buongiorno, ciao, sempre top e ti ringrazio. Ciao Giovannina, Pascal, ciao Ornella, buona settimana a te, bello Ossuccio, abita anche mio nipote da 4 anni, è un posto molto bello, molto molto bello. La famiglia delle papere che passa davanti a noi, e c'è anche questo signore con la canoa che credo sia un bellissimo spot per il nostro lago, meraviglioso, in una giornata così è splendido. Allora, Ossuccio e l'isola Comacina vi salutano, ragazzi, buongiorno, buona settimana, ripeto, a tra poco, perché oggi siamo qui, poi andiamo in Val d'Intelvi a Peglio dove c'è la festa delle corti, e c'è anche Raffaella che ci saluta dalla Val Cavarnia, buongiorno, un saluto anche a Rosina, la birba le guarda, ciao, ciao, ciao a te, un saluto poi anche a Morena, buongiorno cara Morena, Corrado è da Cabiate con la sua mamma, sempre presente, Clara presentissima anche lei, e poi c'è Raffaella, e poi c'è Dolores, e poi c'è Italo, ok, le Cinque Terre, ma il nostro lago non è da meno, e siamo lì caro Italo e cara Augusta, ce lo giochiamo tra Cinque Terre e il nostro lago, è una bella lotta, però è bellissimo davvero, splendido, un saluto meraviglioso, torniamo al Lido, suonano le campane perché sono 7:30, nei prossimi giorni come detto ci sarà anche la Sciura Ornella con noi, torniamo al Lido, questo è il Lido di Ossuccio, questo è il comune, è davvero molto molto bello, al momento è ancora deserto, ma sono 7:30, guardate che bello, assolutamente.
Bellissimo, bellissimo. Ciao anche a Virna da Albigna. Ah, cavolo, Albigna è in provincia di Grosseto, e mio papà è proprio di quelle parti. Quindi un saluto agli amici della Maremma. Ciao, divertiti. Saluti da Corrado. Oggi è San Carpoforo, Loredana, e c'hai ragione, hai ragione, è vero. Quindi ricordatevi, oggi c'è anche la messa, vero? San Carpoforo, Loredana, giusto? Se ci mandi due dati, poi li mettiamo. Un saluto anche a Morena, a Cinzia, a Lucia da Sormano. Ciao, buongiorno Lucia. Corrado, ma che bel. Gio, ciao, buongiorno. Virna dall'Albigna. Corrado, i Camo. Ah, i campan suonano, eh sì, suonano le campane. Siamo qui ad Ossuccio, suonano le campane di Ossuccio, come sentite in questo momento. Dal lido è tutto, un lido splendido perché ci sono, come vedete, anche gli ulivi. Bellissimo davvero, ma sarà altrettanto bello lo spettacolo che tra poco vi facciamo vedere da Croce, località sopra Menaggio. Perché anche lì il sindaco ci ha promesso una vista spettacolare e in una giornata così credo che più tardi vedrete qualcosa di bello. Ciao Lucia, hai dimenticato di salutarmi da Sormano? No, ti ho visto adesso, scusa, ogni tanto mi sfugge e chiedo scusa, ma non l'ho fatto apposta, ti ho salutato. Ciao Belè, ciao Clara, buongiorno, i campani suonano. E poi alle 18, ah ecco, ok, alle 18 a San Carpoforo, la messa proprio per San Carpoforo. Sei capace di nuotare, Tiziano? O serve? No, no, che salvagente. No, dai, adesso non scherziamo. Sono capace, me la cavo abbastanza bene. Tranquillo, tranquillo che me la cavo abbastanza bene. Anche se, giustamente, come ho detto prima, bello il lago, però è sempre meglio stare attenti. Quindi non avventuratevi, non fate cose strane, non tuffatevi, soprattutto dopo che siete stati per lungo tempo al sole. Perché questo è veramente, questo shock potrebbe essere a volte davvero molto molto brutto per il corpo. E soprattutto se fate il bagno nel lago, io l'ho fatto diverse volte, mi piace sicuramente, però rispettate quelle che sono le indicazioni. Ecco, queste sono le boe e quindi rispettate le boe che ci sono e che quindi vi dicono non andate oltre, perché sennò poi diventa più pericoloso. Un saluto anche a Malvina che ci scrive, ciao, un saluto a te, a Franca, a Loredana alle 21, concerto, entrata libera, quindi San Carpoforo alle 18 la messa, alle 21 il concerto, San Carpoforo dietro l'ex Sant'Anna, stasera alle 21 il concerto, l'entrata libera. Il saluto a Simona, a Corrado, ciao e un caro saluto ancora. Sì, Tiziano, so nuotare. Valeria, buongiorno, saluti. Lucia, l'abbiamo salutata da Sormano e credo tutti, credo sì. Ah no, c'è Corrado ancora, no, e c'è Flavia. C'è un concerto stasera alle 9 a San Carpoforo, sì, l'abbiamo ricordato prima, grazie a Loredana, grazie anche a te Flavia per avercelo ricordato. Va bene, devo dirvi che il posto merita davvero. Ciao la nostra Sciura Ornella. Che ci scrive, cos'è che ci ha scritto la Sciura? Io sarò una lettrice. Ah, questa sera a San Carpoforo, molto bene. Quindi c'è anche la Sciura Ornella questa sera. Andate a vederla e incontrarla. Dal Lido di Ossuccio, dalla Tremezzina. Buona settimana, a tra poco da Menaggio. Seguiteci anche da lì.